Oggi siamo venuti qua al cimitero a vedere un po' la situazione, soprattutto delle erbacce che ci avevano segnalato qualche giorno fa, messe al di fuori, sono molto vicino al muro di cinta e anche più in là, dove vengono depositate continuamente erbacce, residui di potatura probabilmente del verde pubblico. Però anche all'interno del cimitero abbiamo visto che la situazione non è allegra, diciamo. Ci sono tante erbacce, il monumentale praticamente è ridotto in condizioni pessime. Anche in questo caso, che soluzioni si possono porre per poter dar fine a questa situazione? Intanto queste erbacce, se vengono depositate, come così le segnalazioni ricevute al quotidiano La Sicilia e a questa emittente televisiva, se sono veramente erbacce che vengono depositate da parte degli operai comunali, il che è veramente molto grave. Io mi riprometto di fare un'interpellanza in consiglio comunale. Poi l'altro aspetto fondamentale è che non è concepibile che il cimitero di Nicosia venga tenuto in siffatte condizioni pessime dal punto di vista della pulizia. Questo consigliere comunale ha segnalato in consiglio comunale, al momento della votazione del piano economico, che la ditta competente, la Multi Ecoplastica, ha tra le altre cose anche l'onere di tenere pulito il nostro cimitero. Abbiamo chiesto di togliere dal pagamento a carico del Comune di Nicosia questo servizio a fronte del non reso servizio da parte della Multi Ecoplastica, ma ad oggi non vediamo nessun miglioramento. Per quanto riguarda l'aspetto del piano regolatore cimiteriale, anche questo, siccome la quarta commissione consigliare, ma come tutto il Consiglio Comunale, non si muove, non fa assolutamente nulla, e giace ormai da diversi anni in queste condizioni, quindi non è una soluzione quella di andare a fare degli interventi tampone, ma dovrebbe essere un intervento risolutivo di carattere generale. Quindi, per quanto riguarda la pulizia del cimitero, si dovrebbe capire per quale motivo l'amministrazione comunale non fa alla Multi Ecoplastica una diffida per tenere pulito il cimitero. Per quanto riguarda anche l'altro aspetto della sicurezza, è stato segnalato sempre da questa anche emittente televisiva che alcune scale utilizzate non sono a norma e non sono in sicurezza. Tra l'altro, io ricordo a me stesso che il Comune di Nicosia si è sottoposto, un dipendente del Comune di Nicosia è sottoposto a un procedimento penale che ha un costo non indifferente per il Comune di Nicosia. Basterebbe mettere in sicurezza i marciapiedi. Bene, è molto semplice dirlo, ma è molto facile altrettanto farlo. Siamo in fase di approvazione del bilancio comunale. Si facciano i cantieri comunali che il consigliere Giacobbe e il gruppo di minoranza insieme al consigliere Lagiglia reclamano da diversi anni, in maniera tale da allargare e mettere in sicurezza questi marciapiedi da potersi utilizzare con delle scale che sono in sicurezza, di cui il cimitero comunale di Nicosia è dotato.